Ciao amici, ho deciso di portarvi un po' di giorni della mia vita tra allenamenti, cibo, tagliate di capelli, uscite, sclerate, insomma un po' di tutto e niente, buona visione! Buongiorno vlog! Questo tempo e questo maglione fanno molto vlog, cioè aiutami se non sembra un vlogmas, è palesemente un vlogmas con questo tempo, è palesemente dicembre. Beh raga, non è possibile, cos'è sta roba, è così da... Appunto, che brutte che sono queste lecce. Sarà così tutta la settimana, quindi cioè praticamente da suicidio. Ieri era così, soltanto che non pioveva e sono andata a correre, ho fatto 10 km. E oggi mi sa che è iniziato quel periodo del mese, quindi appunto sono strafelice di aver fatto la mia mega ultra corsa ieri, così adesso sono a posto almeno per oggi. È martedì, stamattina ero a scuola in dad, non ho vloggato perché per carità vloggare a scuola. E niente, adesso il programma di oggi è andare dalla parrucchiera alle 4. Sarò dalla parrucchiera, poi sto a casa un'oretta e poi mi trovo al castello per andare a fare un po' di shopping con la Mary, finalmente ne ho un sacco voglia. Appunto da ieri che lunedì è zona gialla, quindi teoricamente si può andare fuori a cena, si può andare fuori a cena, a pranzo, a colazione, tutte cose che io avrei già fatto, se solo che non piove, piove tutti i giorni, c'è freddo, c'è brutto. C'è stato bello un po' di giorni, ditemi se è così anche dopo, ma penso che sia proprio tipo una perturbazione in tutta Italia, non lo so, però è orribile questo tempo. Un po' di ansia perché l'ultima volta dalla parrucchiere mando al vlog vlogmas, ho avuto una mega crisi dopo essermi tagliati perché appunto me li aveva tagliati tantissimo. È appena arrivato, abbiamo un spacco e quando arriva un pacco per forza è una roba bella. Poi questo qui è Shane, palese che è Shane, perché ho fatto due ordini, uno che farò per un video trailer che voglio fare di Shane, invece l'altro è in collaborazione con Shane, quindi appunto adesso devo fare due try on all. Raga, si va, si va, che buoni capelli. This is the look. La lunghezza va bene alla fine, cioè la piega, non ho capito tanto la piega perché è un po' storta, tanto adesso appena ci dormo tornano un po' normali, però sì, con questa piega non mi piace. E ho aperto il pacco di Shane e c'è questo top che chiamerei fazzoletto, copre il busto, vabbè, non copre niente. E niente, quindi sapete che arriverà presto, presto, presto un haul un po' speciale tra i nuovi di Shane. Al castello, cioè al centro commerciale, di loro c'era pieno di roba che non avete idea, bellissima, ma era tutta roba estiva. E con questo tempo schifoso, non mi viene voglia di comprare roba estiva, però vi giuro, pantaloni, short, top, c'era roba, avrei comprato tutto. Io scommetto che quando sarà il momento di comprare la roba estiva, che dirò ok, oggi vado a comprare roba estiva, non troverò più niente. Ho comprato, perché mi sono trattenuta, sono un paio di jeans che sono un po' particolari, cioè beige, però secondo me vanno un sacco. Poi sono un modello che ho scoperto, mi sta meglio tra tutti i modelli, l'ho provati un po' tutti, ho scoperto che questi qua che ho adesso mi stanno malissimo, sembra una campagnola. Farò un mega decluttering mettendo su Vinted tutto quello che non uso più, proprio senza piedi, vendo tutto, quindi state aggiornati, stay tuned su Vinted perché assolutamente carico tutto. E stasera comunque pollo e patate come cena, fantastico, ora mi lavo. Mattina non ho voglia di latte, quindi faccio questo qua. Voilà! Vi avevo detto che non saziava. In realtà come colazione mi sazia, però soltanto se sono a scuola. Non so perché. Sono a casa mia infanzia. Prima ora finita, ho scoperto di avere due ripunte dopo perché avremo Toria, ma a quanto pare manca il prof. E quindi tipo il mio migliore amico mi ha invitato da lui, adesso vedo se andarci appunto, però penso che ci andrò. Ok, mi sono data una sistemata e adesso sono dal mio amico e... E niente, ho un po' l'ansia, dopo vi spiego perché ho l'ansia, aspetta che faccio. E dopo vi spiego perché ho l'ansia. Guys, sono arrivata a casa, adesso voglio sfruttare la casa libera per fare dei TikTok, che ora faccio subito. E niente, comunque stamattina era a casa del mio migliore amico, oltre al mio migliore amico c'era un altro ragazzo che è molto bello e volevo conoscerlo, quindi appunto è stata l'occasione per conoscerlo.
E niente, quindi non puoi imbarazzare, perché in generale quando bisogna conoscere un ragazzo è un po' tipo... vabbè. Comunque niente, quindi abbiamo bevuto drink, cioè un drink analcolico ovviamente fatto tipo di roba analcolica. Molto easy, come spuntino di metà mattina, un drink, va bene. E quindi poi a pranzo avevo un po' lo stomaco... però ho mangiato comunque della pasta con le lenticchie, delle carote, robe random. Odio mangiare senza avere fame, è proprio una cosa che non sopporto. E niente, adesso quindi faccio dei TikTok, poi dopo, non so, questo vlog sta venendo molto random, però spero vi piaccia venire nelle mie giornate, molto random. Comunque penso che mi allenerò, perché non posso andare avanti così. E niente, quindi ora mi prendo un bicchiere d'acqua perché ho sete e registro video YouTube. Solo che devo fare una tipo collaborazione con un brand e ho tutte delle linee guida da seguire. Ho provato a leggere il file con tutte le linee guida e non ci ho capito niente, quindi adesso devo mettermi lì con calma, una povera bionda. Ok girls, allora io ho iniziato l'allenamento già tipo un'ora fa, già un'ora che mi alleno. Però oggi ne ho proprio tanta voglia, perché ieri non mi sono allenata. E quindi ci ho proprio notato che fare un giorno di rest è utilissimo. Quindi niente, ora ho fatto un'ora di cardio, ora voglio fare un po' di gambe e poi almeno un quarto d'ora di upper e poi avrò finito, però oggi ne ho proprio tanta voglia. Ho allenato l'upper, guarda qua che upper. No vabbè, che brutta, me ne fissi così. Allora sì, voglio sapere se ho dei follower patiti di palestra come me. Se ho dei follower patiti di palestra come me, siete felici che l'1 giugno, cioè non succederà mai, però in teoria l'1 giugno dovrebbero riaprire le palestre. Io mi ci catafiondo, ma tipo dall'1 giugno al 30 io ogni giorno, ogni ora sono lì. Le persone non sanno che io ho i pigiami 6-7 anni. Allora mangerò una passiata di questa buonissima, poi qui ho fatto le zucchine. Adesso faccio una frittata con dentro le zucchine. Io ho messo 100 di albume, un uovo, un po' di latte e della curcuma. No, del curry. Qui ho messo il mio uovetto con le zucchine e niente, adesso lascio cuocere a fuoco basso, basso, basso. Buongiorno a tutti, oggi è sabato 1 maggio e ho deciso che vloggerò anche questa giornata perché, ho vloggato 2 giorni random, ne ho saltati un po' e adesso ho ripreso a vloggare. Bene così. Comunque, sto andando a fare colazione fuori perché essendo 1 maggio non si va a scuola, soltanto che, cioè, io speravo in una bella mattina di sole, ma come avevo anticipato gli altri giorni, tutta la settimana questo tempo di questo tempo è davvero deprimente. Neanche ci fosse magari un cielo normale con le nuvole, vabbè, proprio questo grigio cupo che tiene cupi tu. Niente, adesso vado a fare la mia colazione. Tra l'altro non ho neanche troppa voglia perché ieri sera ero dai miei amici e mi sono mangiata una mega pizza. E poi dopo ho anche preso il gelato perché mi sono venuti a prendere i miei genitori insieme. Fanno, dai, fai, andiamo a prendere un gelato. E quindi mi sono preso un cono gelato. E poi vabbè, sono masochista perché non ho preso gusti leggeri, ho preso Nutella biscuit e tipo una crema pesantissima. Quindi vabbè, ieri sera sono andata, poi sono andata a letto, non è che ho fatto moto, quindi sono andata a letto piena come un uovo. Impazzendo, non avete idea, c'è un caldo boia. Poi avete visto i miei capelli stamattina, non so cosa sia successo, probabilmente perché è umido, ma sono osceni e io oggi pomeriggio devo uscire, tra l'altro con una persona probabilmente, non lo so. Vabbè, comunque ho preso le POC per me e la mia famiglia e appunto devo fare qualcosa a sti capelli perché sembra un frate, non so. Adesso penso che me li rilaverò, li ho lavati ieri, li rilaverò. Beh, ci ho dimenticato di vloggare. Comunque, cosa è successo in questo lasso di tempo? Ho mangiato la mia poke. Ragazzi, mi viene male a pensare a quanto sto mangiando in questi giorni, ma ci piace esagerare, tanto è weekend. Poi cosa ho fatto? Ho fatto le unghie, finally, guardate che belle.
uscita e attenzione, sono quasi in orario, stamattina in ritardo di mezz'ora. Ti giuro, fate che non piova perché c'è proprio un cielo da pioggia e mette anche pioggia il meteo. Io non ho l'ombrello perché sono una testa inutile del cabo e niente, spero davvero che non piova perché vi giuro, mi uccido se piove. Dove va? Cosa faccio se piove? Cosa faccio? È stato orribile, terrificante, noioso. Non trovo altri aggettivi per descrivere questa uscita. E adesso io arrivo perché tu aspetti, perché mi devi aspettare. Buongiorno amici, oggi è la mattina di giovedì. Penso che finirò qua questo fantastico vlog mitico iniziato martedì e non voglio rubarvi troppo del vostro tempo. In ogni caso, se vi va, iscrivetevi, mettete un cuoricino a questo video e guardate che bella outfit che è. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.